sole, divano. C'è che chiamo il mio amico Dominic Toretto? È un po' che non lo sento. Se mi risponde. Pronto, Dom, sei tu? Ehi, hey Einstein. Ma hai capito chi sono? Sono Mapo. Ah, ti pareva. Sei l'ultima persona che mi sarei aspettato di trovare. In che senso, scusa? Spero di non disturbarti. Avanti, siediti. No, veramente sono già seduto. Comunque, come stai? Tutto bene? Vuoi sapere se sto bene? Sì, beh, era per dire, no? Più che altro ti ho chiamato perché volevo farti un paio di domande così da inserire nel mio prossimo video di YouTube. Cosa ne dici? Ah, ti pareva. Cosa c'è? Sarà una lunga serata del cazzo, ecco cosa. Vabbè, come viene, viene. Lo sai che non sono tanto pratico di queste cose. Non sa fare nemmeno questo. Ma no, tranquillo, che poi col montaggio taglio tutti gli errori. Lo sai che sono pratico di ste cose, no? Mi conosci? Ma c'è stato un tempo in cui non conoscevo neanche te. Sì, vero. Che poi dov'è che ci siamo conosciuti che non mi ricordo? A Tucson, giusto? Dubito. Io difficilmente esco dalla zona di Gallarate. Perché spari cazzate? Quali cazzate, scusa? Sono nato qui, è vero? Ritiro quello che ho detto prima. E allora che stai dicendo? Stavo cercando di ricordarmi appunto dove ci siamo conosciuti. Ho fatto 2 anni a Lompoc. Dom, se non è nella provincia di Varese, dubito di esserci stato. Jesse trova tutto quello che vuole su internet, tutto su tutti. Jesse? Ma non era morto? È una lunga storia. Mi mette una paura fottuta. Leggi. Leggi cosa? Possiamo tornare al video un secondo, per favore? Ne sei sicuro? Sì, Dom, ti ho chiamato proprio per questo. Perché spari cazzate? Ancora, non sono cazzate. Ma che con questo video facciamo il botto, fidati. Ti faccio divertire, eh? Ma veramente non abbiamo ancora cominciato, comunque. Poi io, se vedo che il video va male, posso sempre sponsorizzarlo un pochino. Non è un brutto modo per spendere $10,000. Sì, 10,000, mo. Al massimo 10 euro, giusto per farlo partire. Ok, calmati! Sono calmo, però sai com'è? Vorrei iniziare anch'io a avere un po' di visibilità in più su YouTube. Perlomeno per ripagarmi i giochi che mi servono per i video. Quelli li pago io. Davvero mi faresti sta cortesia per ogni nuova uscita? Ma smettila. Qui non siamo nella tua zona. Sta attento a chi ti rivolgi con quel tono. In che senso nella tua zona? Cioè, intendi Gallarate? Piantala. No, piantala tu, scusa. Non sto capendo un tubo di quello che stai dicendo. Ma hai bevuto? E tu alla birra? Quale birra, Dom? Siamo al telefono. E allora che stai dicendo? Che stai dicendo tu, Dom? Non riesco a seguirti. Non perdere la calma. Che cosa c'è che non va? Senti, facciamo finta di niente e cominciamo dall'inizio. Ok, procediamo! Ciao Dom, sono Mapo. Sembra il nome di un serial killer, è questo che sei? No, non sono un serial killer, sono Mapo, faccio i video su YouTube. Ma smettila, che fai, l'autista nelle rapine? Ma quali rapine? Freghi macchine? No, no, non rapino e non frego macchine. Sei un poliziotto? E allora qua, da un estremo all'altro, sono solamente un mediocre youtuber. Perché spari cazzate? Mai stato in gabbia? Dom, senti, se mi vuoi prendere in giro, ok. Altrimenti, sai dove puoi andare. Ti faccio divertire, eh? Se lo dici tu. Stavo solo parlando. Ok, ti sei ripreso adesso? Non so, vuoi qualcosa da bere per tornare più simpatico? Purché sia una corona. Senti, quanto tempo hai per una breve intervista al telefono? 9 secondi netti. Mi sa che 5 minutini ci vorranno. Avanti, siediti. Ok, grazie. Anche se sono già seduto. Possiamo cominciare. Visto che sei stato il primo ad arrivare qui e a prenderti il pollo. Eh? Quale pollo? È una lunga storia, te la racconto dopo. Dom, io faccio veramente fatica a seguirti oggi. Cos'è che hai combinato ieri sera che sei così sconvolto? Una gara. Ancora queste corse clandestine, ma non avevi smesso? Vattene di sopra. Ok, ok, scusa, so che avevi smesso, vabbè che poi ti servono soldi. Con le corse mi sa che ci arrotondi qualcosina. Che cosa vorrebbe dire? Quello che ho detto. A proposito, che macchina c'hai adesso? È una bestia. Immaginavo. Cos'è che ci hai montato su? Pistoni maggiorati, travasi allargati, sedili Spartaco. È un sistema indipendente di regolazione del carburante. Certo, certo, non meno importante del resto. Cosa ci avrà, 300 cavalli? Ha la potenza di 900 cavalli di Detroit. E sti cazzi, aggiungerei. Io invece ho una misera grande punto, 1.300. Io non l'ho mai guidata. Lo credo bene, non ti abbassi di certo a un motore 1.300 multijet. Scusa, che diavolo è quella roba? Sono i motori diesel della Fiat, quelli da barbone. In pratica vai lì, con pochi soldini ti danno una macchina garantita 250.000 km. Niente male. Sì, niente male, però è ferma. Tu che sei del mestiere, scusa, cosa mi consigli di installare come potenziamenti? Il NAS! Sì, vabbè, ma stai calmo, cioè, ti ho chiesto solo un consiglio. Sta attento a chi ti rivolgi con quel tono. Quale tono? Sei tu che hai alzato la voce? Ti ammazzo, bastardo! Addirittura le minacce? Ma vuoi fare a botte, Dom? Vediamo come te la cavi. No, beh,
Forse è meglio che faccia un passo indietro io sto giro. Sai com'è, quelli come te menano. Come sarebbe come me? Devo proprio ricordarti com'è andata con Kenny Linder. Ehi, non ho mai fatto soffiate su nessuno! No, ma quali soffiate? Quello che hai quasi ammazzato di botte con un crick. Ma smettila. Avevo in mano una chiave inglese. Sì, scusa, una chiave inglese. Vedi mio padre morire bruciato. Ora fa il bidello in un liceo. Chi? Tuo padre? Ma non hai appena detto che era morto? Che cosa vorrebbe dire? È morto vuol dire morto. Sta attento a chi ti rivolgi con quel tono. Tom, non so come dirtelo, ma tuo padre è morto, non può resuscitare. Andiamo a dar vita a un sogno. E per quello mi sa che devi rivolgerti a Dio. Di la preghiera. La preghiera, Tom. Caschi male, non me ne ricordo neanche una. Cazzo! Letti! Di la preghiera. Dom, Letty ha perso la memoria, ricordi? E quindi di conseguenza anche lei non ne sa più neanche una. Cazzo! Hector, di la preghiera. Dom, smettila. Tuo padre non può tornare indietro. Stai esagerando. Tu lavori per Harry, giusto? Harry chi, scusa? Harry Potter? Che hai da ridere, biondino? Ma veramente sarei moro. Perché spari cazzate? Quali cazzate? Vabbè che ho un po' di capelli bianchi, però di certo non sono biondo. L'importante è comunque averli, no? Goditela. Non mancherò. Senti, Dom, torniamo all'intervista, per favore. Frena, frena. Di la preghiera. No, ma sei serio? Ti faccio divertire, eh? Andiamo a farci un giretto. Dom, quale giretto? Ho bisogno di views per il canale, dobbiamo fare sto video. Ti faccio vedere una cosa. Speriamo sia la volta buona. Dimmi che diavolo ci facevi lì dentro. Ma lì dentro dove? A far lavare la macchina. Ma se non la lavo da 2 anni tra un po'. Piantala, leggi. Leggi cosa? Questo colpo è una miniera d'oro. Quale colpo? Dom, ti ripeto, io non faccio colpi, non frego macchine, non sono un poliziotto. Sei uno sbirro! Mi fai preoccupare molto oggi, Dom. Sei sicuro di star bene? Devi darmi la mano! La mano? E perché mai? Io ti amo. Cosa? Dammi la mano! No, ma vai. Io sono sposato con una donna, comunque. Andiamo a dar vita a un sogno. No, Dom, mi spiace. Nessun sogno come questo si realizzerà. Gli stiamo dietro da 3 mesi. Allora, premesso che io non voglio neanche sapere a chi tu stia dietro da 3 mesi, insieme a quale altro maniaco. Il punto è che io non voglio starti davanti. Allora, siamo a corto di un uomo. Dom, ti prego, cerca di capire. Le tue ammucchiate non mi interessano, ok? Sta attento a chi ti rivolgi con quel tono. Ma se sei tu che hai cominciato? Andiamo a farci un giretto. Fa sì con la testa, se mi capisci. Ti faccio divertire, eh? Un po' meno, magari andrebbe bene lo stesso. Mia! Il pollo sta diventando secco! Ah, c'è anche Mia lì con te, salutamela! Se le spezzi il cuore, ti spezzo il collo. No, tranquillo, volevo solo salutarla. E allora che stai dicendo? Non hai niente per me? Cosa dovrei avere? Mi devi una macchina da 10 secondi, lo sai, vero? Io? Ma quando mai? Ehi, Einstein! Oh, ti pareva. Perché spari cazzate? Dom, io non ti devo niente, né tantomeno una macchina da 10 secondi. Sei tu il mio trofeo. Stai scherzando, vero? Non è che ieri sera, oltre alla corona, ti hanno fatto tirare qualche sostanza strana? Una pista a me? Nemmeno sulla tua macchina. No, ma io infatti non faccio quelle cose, però, boh, siccome ti sento parecchio strano stasera, non so, magari. Non è un brutto modo per spendere $10,000. Per una serata? Ma penso che anche con meno te la cavi. Non farti più vedere qui intorno. Ma se abbiamo malapena iniziato l'intervista? No, hai appena finito. Dom, tu non stai bene, ma non è che c'è di mezzo qualcuno che conosco? Monica, 2 testoni per entrare. Ah, pura prostituta adesso vai. Carucce, tra l'altro. Stai esagerando. Sto esagerando io? Ma ti senti quando parli? Ci vai o non ci vai? Vado. E devi pure pagare. Cioè, te col rispetto che c'hai, ti dovrebbe bastare dire io sono Dominic Toretto. Il rispetto? L'importante è vincere. Sì, ma ti piace vincere facile a te pagando. A Tucson di sopra, la prima porta a destra. Goditela. Mi spiace, non conosco i bordelli che frequenti tu. Per quei 10 secondi io sono libero. Ma cosa sei, un coniglio? Vabbè, senti, dai, ho capito che questa intervista con te oggi non è cosa. Facciamo un'altra volta, magari, che oggi è fatica sprecata. Tu ti fai il culo, io faccio i soldi. Ecco, appunto. Che cosa mi hai portato? In che senso? Dov'è la grana? Dom, non ho macchina 10 secondi, non ho soldi, non ho niente per te se non un bel vaffo.
Stavo solo parlando. Sì, guarda, sto per mettere giù. La prossima volta che ci vediamo, mi aspetto una stretta di mano con le tue scuse, però. Te le spezzo le mani. Sì, vabbè, ciao, ne. Andiamo via. E poi ho fatto lo sbaglio di andare a letto con sua sorella. E dopo questa, chiudo sul serio. Addio. Ma è appena finito. Ma guarda te. Be pulling up. Remember, they said I'm not good enough. I took all the energy, turned it to greatness. Now look at my life.